Ciao a tutti bei uomini e belle donne, sono Matteo Iavicoli ed eccoci qui tornati con un vlog settimanale. Questo video sarà sulla mia routine e su come me la passo ora che ho trovato lavoro qui in America. Ho fatto un video molto simile quando ero ancora al liceo, quindi se non l'avete visto andatevelo a vedere e noterete che tanto è cambiato. Però una cosa che non è cambiata è che ogni mattina comincia col caffè. E purtroppo c'ho la sveglia fissa alle 5 e mezza del mattino perché Bacco ha capito come svegliarmi. Lui si mette davanti alla finestra e inizia a miagolare finché non la apro. E tante volte ho provato a chiuderlo fuori dalla camera da letto, però miagola lo stesso, quindi oramai ci svegliamo io e lui ogni mattina. Manco devo mettere la sveglia sul cellulare. Va, ogni tanto rompi i coglioni, però oramai è di abitudine, perché no, mi bevo il caffè, mi pioppo sul divano, mi metto su Instagram, Facebook, YouTube e intanto lui fa la pasta, quindi non è così tanto male. Poi oramai è anche abitudine andare in palestra almeno 3-4 volte a settimana, ma non a sollevare i pesi, vado lì sul tapirulan e corro per mezz'ora mentre guardo video su YouTube e mi godo l'alba, perché la palestra è al 31esimo piano e quindi mi becco una bella vista di tutta Chicago, che fa sempre piacere. E dopo la palestra di solito preparo la colazione sia per me che per la mia ragazza, che la mattina lei dorme fino alle 7:30, quindi comunque preparo una colazione molto all'inglese con uova e salsiccia, che a me piace molto, però so che a tanti italiani proprio gli viene da vomitare quando gli dico cosa mangio la mattina. Questa settimana lei era andata a visitare i genitori, quindi le porzioni erano un pochino più piccole, però io ogni mattina devo farmi una colazione abbastanza così pesante, perché sennò non ci arrivo a pranzo. E dopo la colazione ovviamente doccia, insomma mi preparo. È una cosa che faccio ogni mattina, mi stiro la camicia perché oramai c'è questa specie di... cioè è quasi rilassante per me stirarmi le camicie la mattina, quindi lo faccio ogni giorno. E una volta che sono pronto saluto Bacco, che ovviamente mi accompagna tutta la mattina, e mi faccio circa 15 minuti dal mio appartamento alla metro, che poi alla fine non è che sono tanto male, perché chiamo mia nonna, a cui fa sempre piacere sentire la mia voce, e che così posso cercare di non dimenticarmi totalmente l'italiano, perché oramai l'italiano lo parlo solo davanti al microfono oppure con lei o con i miei genitori, quindi davvero poco. Poi appena arrivo alla metro, a me piace molto perché al piano di sopra non è sottoterra, quindi già non puzza, che è già tanto. E poi anche qui mi godo un tragitto molto bello, 6-7 minuti, però passo sopra il fiume, quindi mi piace molto. E poi se vedete lì a destra quel palazzone è dove lavora la mia ragazza, quindi tante volte andiamo a piedi e l'accompagno al lavoro. Comunque poi anche se piove posso anche andare in autobus, stesso tragitto, quindi non c'ho le opzioni, ce l'ho. Una volta arrivati al lavoro, qui non posso farvi vedere tanto purtroppo, però questo è il nostro garage gigante. Siamo molto fortunati ad avere un garage così, perché attorno dove lavoro io non c'è purtroppo parcheggio per nessuno, quindi siamo fortunati. Io oramai la mia macchina l'ho data via, però insomma è comodo, giochiamo a basketball, facciamo altri sport là dentro, quindi è sempre molto carino. E comunque ragazzi, benvenuti nel nostro studio di design dove lavoro io. Come vedete macello, sempre molto disorganizzato, però mi sa che alla fine tutti gli studi di design sono così. Non vi posso fare vedere nessun progetto su cui sto lavorando ora, perché sennò se uno dei nostri clienti vede sto video ci fanno causa subito. Però vi volevo fare vedere un attimino l'ambiente, il mio computer, dove lavoro io, dove mi siedo. E come vedete questo studio è abbastanza piccolo, siamo solo 22 al momento, però tutti molto molto carini, giovani con cui ci lavoro molto, anche tante ore, perché ogni tanto dipende dai progetti, però ci sta che lavoro dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi dipende dai progetti, però è un ambiente molto molto divertente. Giochiamo a ping pong, a biliardino, beer pong, il venerdì usciamo tutti assieme, quindi è quasi come una piccola famiglia.
e sono qui da un anno e mezzo e mi piace davvero tanto, anche perché i progetti su cui riesco a lavorare sono davvero divertenti e anche insomma, il mio team è molto, molto simpatico e sono molto bravi, insomma. E visto che siamo sul tema di lavoro, una cosa che ho deciso di fare, anche dopo aver parlato con i miei genitori, è di tenere la mia vita professionale totalmente separata dalla mia vita su YouTube, che così secondo me andrà tutto molto più liscio. Ah, e se vedete qui, questa è una delle mie cose preferite di questa azienda, è che hanno sto vetro che puoi proprio fare trasparente o no. Proprio così veloce, secondo me è proprio una tecnologia che ancora non ho capito, però mi garba davvero tanto. Qui abbiamo una specie di, lo chiamano shop, dove possiamo fare tanti modelli, ci sono delle stampanti 3D che usiamo anche quasi tutti i giorni, abbastanza spesso. Ce ne abbiamo due e poi abbiamo una cosa che si chiama laser cutter che taglia pezzi di carta o pezzi di legno con un laser molto potente, che anche quello mi piace davvero molto. Allora, spero vi sia piaciuto sto tour abbastanza veloce di dove lavoro. Qui ci spendo almeno 8 ore al giorno, di solito dalle 8 e mezzo, 9 fino alle 7 ultimamente, insomma, quindi davvero tanto tempo. Tante volte se c'è un progetto abbastanza importante siamo costretti anche a rimanere fino alle 11, quindi dipende, insomma. Poi al ritorno prendo lo stesso treno che mi porta a indietro e sul treno di solito o chiamo mia mamma o mio babbo oppure guardo video su YouTube, chiamo i miei amici che sono in giro per l'America e insomma, roba c'è da fare soprattutto quando i treni sono in ritardo e comunque quando arrivo a casa c'è sempre Bacco che mi aspetta alla porta, non so come fa a sapere che sono arrivato, proprio non so se mi sente l'odore, non so. Comunque sta lì che proprio vuole coccole ogni volta per i primi 10 minuti che sono lì, sta lì che miagola, vuole attenzione, vuole, non, cioè, il cibo ce l'ha, c'ha tutto, però vuole proprio attenzione. E una volta che si è calmato, sta lì e inizia a bere tanta di quell'acqua. Però lui, capito, l'acqua la beve solo o dal rubinetto o dalla vasca da bagno, cioè dipende un attimino come li piglia quel giorno. Però purtroppo io ho sia una fontanella che filtra l'acqua per lui. No, quella non va bene. Bicchiere d'acqua fresca fresca non va bene. Cioè, gli piace acqua che corrente, non so come si dice. Però sta lì, si pioppa mentre io inizio a preparare la cena. Sta lì, beve come un grullo. E oramai io. Una cosa che non è cambiata è che mangio sempre la pasta, almeno 4 volte a settimana. Sempre. E visto che la mia ragazza non c'era. Lei non gli piace il tonno, a me pasta al tonno mi piace tanto. E io ci metto la cipolla anche nella pasta, perché sono davvero un mostro. Però pasta, olio, burro e tonno, secondo me è proprio, guarda, ci posso vivere con sta roba. E quello che avanza me lo mangio per il pranzo, quindi faccio davvero schifo. Però ragazzi, dopo pranzo di solito mi faccio un birozzo, due liquirizie e mi pioppo davanti alla play. Perché durante la settimana è davvero difficile lavorare così tanto e poi uscire, e quindi il weekend è tutta un'altra storia. Però, ragazzi, sono consapevole che forse sto video era abbastanza palloso, però le giornate sono così durante la settimana. E voglio ringraziarvi tutti se state ancora guardando sto video. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lasciato commenti nell'ultimo video e tutti quelli che mi hanno scritto su Instagram. Davvero dei messaggi bellissimi e vi ringrazio tutti. Credo di aver risposto a tutti i messaggi e se purtroppo mi sono scordato qualcuno, mandatemi un altro messaggio ora su Instagram, col titolo Sei uno stronzo, che così saprò che mi sono scordato di rispondere alla vostra domanda perché voglio rispondere a tutti i vostri messaggi perché ve lo meritate e non voglio più ignorare nessuno, soprattutto sui messaggi personali perché vi meritate davvero tutto, siete grandissimi. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, ricordatevi di mettere un pollicione in su, aiuta davvero tanto. E vediamo se riusciamo ad arrivare a 100.000 iscritti. Prima o poi ci si arriva, no? Siamo stati a 94.000 per quasi 2 anni. Vediamo se riusciamo a fare un balzo in avanti. Comunque, ragazzi, c'è un paio di progetti su cui sto lavorando e noi ci si vedrà tra una settimana circa. Buona cicci!